Ciao amiche, siamo tornate con un nuovo video. L'inquadratura sembra allargata, io stanchissima, ho letteralmente un mal di gola tremendo, ma siccome ho spostato ormai mezze cose e mi ingombrano tantissimo perché le ho di là, devo assolutamente finire di spostare anche le cose che ci sono in questa cassettiera. Allora, le cose che ci sono in questa cassettiera non penso che decluttererò nulla. Non so se l'inquadratura è un po' storta. Aspettate che sistemo un attimo. Mi pare un pochino storta. Vado all'inquadratura bella larga. Allora, siccome le robe che ci sono qua dentro non le dobbiamo declatterare perché sono cose, penso, tanto mi accorgo tirando fuori le pilette, dovrebbero essere appunto tutte cose che andrò comunque ad utilizzare sempre, sia qua a casa che per uscire, anche se ci sono sinceramente canottiere, amiche, canotte e t-shirt datatissime, tipo addirittura di 20 anni fa, 25, ma non me ne frega assolutamente nulla perché io butto le magliette e le canotte, ma anche le altre cose, o diciamo le butto, le declattero e le passo solo se effettivamente non mi piacciono più, non le utilizzo più, ma se le utilizzo anche, cosa, come posso dire, tipo una volta ogni 3 mesi, ma la utilizzo, allora la tengo. Avendone tante, ovviamente può succedere che qualcuna non si utilizzi per un po' più di tempo. In quel caso lì, se veramente valutiamo che quel capo d'abbigliamento non fa più al caso nostro, gli diamo una seconda vita passandolo a chi lo può utilizzare o se è rotto e non si può recuperare niente, viene buttato via, amiche. Allora, prima di tutto sposto il fazzoletto e tiro fuori alla velocissima proprio. Ninja, ninja super veloci. Qua sono comunque tutte amiche. Ovviamente qua non possiamo stare a guardarle a una, che manco i capi grandi abbiamo guardate a una, se no nel 2000 festeggiamo il 2030 qua, ferme, perché sì, ci vogliono 5 anni per tirarle fuori tutte. Allora, quindi io le tiro, vedete, fuori a pilette, sono tutte canotte. La prima si è pure stropicciata, ma le altre sono abbastanza piegate. Purtroppo nel corso del tempo, figli permettendo, non sono più in ordine di colore, però inizialmente erano state messe qua addirittura in ordine cromatico. Oramai questa cosa non c'è più, quindi riuscirò a farla semplicemente spostandole tutte, perché io adoro mettere le cose in ordine cromatico. Quando poi la situazione va degenerando e viene perso, diciamo, proprio il controllo, l'unico sistema è effettivamente prendere tutto e spostare. Così facendo, spostando, riusciamo anche a decidere in modo sincero cosa ci serve, cosa non ci serve, ma soprattutto mettere tutto in ordine, tipo le canotte tutte con le canotte, ordine cromatico e via dicendo. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amato aiuto regista che è qua di fianco, pronto ad accattare al volo tutte le pilette. Non so se le faccio doppie. Hai salutato? Vuoi salutare le nostre Sì, amiche? ciao. Amiche, qua facciamo un passo a mano che ogni tanto, diciamo, le mani cambieranno pure. Primo disastro, ho agganciato un top per andare al mare, tutte canotte, un disastro. Allora, puoi appoggiare anche nella panca della stube che tanto è spenta e non si dovrebbe cuocere nulla. Se si disfano, pazienza, attento alla ring light che quella ci serve. Ah, ecco, qua c'è una mia fissa. A volte conservo alcuni cartellini. Scusate se sparisco dall'inquadratura, perché onde evitare se il capo è in offerta, non abbia difetti grandi, quindi vado a mettere nello spazietto qua, oppure se anche semplicemente un regalo, a volte tengo per ricordo l'etichetta, ma lo so, non me lo dite amiche, è una cosa assurda, non serve a nulla. Quindi le etichette si potranno anche andare tranquillamente a buttare. Facciamo le pile, che forse siamo, e nel fondo è rimasto, diciamo, dei soprabitini delle canotte piegate per recuperare lo spazio e quindi si sono anche stropicciate tutte. Le mani, stavo dicendo, probabilmente nel tempo cambieranno perché, amiche mie, ma se si stanca gli dà il cambio la regista, il marito timido, la nonna, un po' tutti. Allora, c'è un nastro nel fondo, due scatoline che avevo messo qua perché c'erano delle cosettine rotte. E quindi non ha senso tenere le cosettine a rotto, o si fanno riparare o si buttano.
A volte però soprattutto amiche agli orecchini, per esempio mi viene da dire di bigiotteria, d'argento, si spezza il perno, poi ci si fa magari un po' di cose, dici ma lo faccio aggiustare, ne vale la pena, allora dici intanto l'appoggio qua e poi decido, e il mio ora l'appoggio qua e poi decido, passano tipo 15 anni. Eh sì, allora qua è il cassetto è perfettamente pulito dentro e ne sono felice, quindi non devo pulire il cassetto, non c'è polvere, non c'è niente. Primo cassetto l'abbiamo svuotato alla velocissima e qua c'è il cassetto alla casinara, amiche. Nel tempo è tutto nero, tutto piegato malissimo. Questo mi disturba, vedete, qua non so se si vede, però è tutto blu e questa è l'unica cosa rosa. Quindi troverò tipo dei reperti, non dico archeologici, ma quasi, perché quando poi le cose sono spiegazzate è un disastro. Qua mi sa che conviene quasi quasi prendere una busta grande, quella è grande, e mettere nella busta perché nella pila non potrà mai rimanere dritto, perché sono tutte canotte e coprispalle. Guarda che c'è un sacchetto là laterale, forse è abbastanza grande, prova a vedere, tira. Ecco, forse ti conviene mettere nel sacchetto. Non lo vado a buttare, amiche, se lo metto nel sacchetto. È diciamo una cosa temporanea per piegarlo poi con calma. Perché qua, vedete, questo si chiama proprio mi devo vergognare. Perché si sono spiegazzate nel tempo tantissimo. Alcune di più, alcune di meno. Hai visto che roba? Qua bisogna soprattutto lavare anche tutto, anche se tutto pulito, per evitare cioè per togliere le pieghe. Guardate che carino, questo qua me l'ero comprata nel, adesso vi faccio ridere sicuramente, c'è lo scontrino dentro, amiche. Me l'ero comprata perché mi serviva troppo e poi l'ho messo lì e me ne sono scordata. A volte succede. Ah, è fuori lo scontrino, non capivo. Allora, nel 2018. Allora, vi faccio proprio vedere. Forse se si vede, non penso che si legge. Mi ero comprata due canottiere da 20 euro l'una, 38 euro perché mi hanno fatto anche lo sconto di 2 euro. Non so se si leggerà, ma nel 2018 non si legge un piripicchio. Non lo so, è qua. Non so se si legge, mi sa che non si legge nulla, perché ho la ring light posizionata, diciamo, al massimo della vicinanza, quindi a me qua mi illumina, ma se vado troppo in là perdo la luce, non importa. C'è la luce, mica nel fondo del tunnel, no, in questo caso nel fondo del cassetto, letteralmente. Questa è nuova, è l'unica che questa proprio deve essere lavata assolutamente, anche le altre per le pieghe, ma questa va lavata perché è nuova. E tra l'altro ho anche sbagliato perché è lunga, ecco perché non l'ho aperta, è lunga e mi serve la canotta a qua, mica, invece questa è lunga, 1,5 km e costa pure tanto, però... Sì, ecco, era andata così, adesso mi ricordo. Siccome ne avevo comprate due, una grigia e una nera, ho aperto la nera, ahimè, mi sono accorta che era troppo lunga perché l'avevo presa al mercato, in un bancone del mercato. E cosa ho fatto? E niente, io non ci sono più andata al mercato perché prendo permesso per andare al mercato una volta ogni 15 anni. E quindi non sono più andata al mercato e mi sono tenuta le canote della taglia sbagliata, di cui una impacchettata. Aciderbolina, abbiamo svuotato anche il secondo cassetto. Uia, e sono già stanchissima. Dunque, svuotiamo anche l'altro. Conviene, lascia lì perché diventa pesante. Se vuoi, lo sposto io perché è No, ce la pesante. faccio. Qua invece è un cassetto di roba piegata benissimo. Quindi, questa si può tranquillamente spostare a piletta come abbiamo fatto prima. E ci sono tutte canotte comprate al mercatino, queste qua, nel corso degli anni. Diciamo che sono una più carina dell'altra, quindi ve ne faccio vedere almeno una, perché sono veramente tanta roba, sono molto carine. Si sono anche, hanno perso i brillocchi qualcuna, io le amo tantissimo, ovviamente amiche è trasparente, quindi non pensate che la vostra streghetta preferita esca così, assolutamente no. Io ci metto sotto un'altra canottiera, ne faccio due strati, una coprente tipo mia nonna,
Sinceramente, perché ovviamente le nonne una volta si coprivano un po' più di noi, però io ancora mi copro, devo dire la sincera verità, abbastanza. E perché? Non perché non sia bello andare in giro scoperte, ma semplicemente perché io non mi sento a mio agio ad andare in giro scoperta, non mi sento io, mi sento proprio a disagio, poi ho sempre freddo, mi viene male alla schiena, ho una certa, anche quando non avevo una certa, io mi coprivo. Perché sono proprio io che sono fatta così. A chi piace andare scoperto, è giusto che lo faccia se si sente a suo agio, no? Però chi non si sente, anche l'opinionista, amica, scusate, ho sbagliato, l'aiuto il regista, mi dice sì. Però chi non si sente a proprio agio, sì, prendi pure. Chi non si sente a proprio agio, è giustissimo che si copra. Perché deve stare prima di tutto bene con se stesso. E volevo dire questo, tutto sto, amica, sta cosa lunga per dire che mi ci metto la maglietta mezza manica corta, se mi va, e se no ci metto un'altra canotta, che può essere bianca, nera o colorata, a seconda di come mi gira. Ma sicuramente così trasparente no, neanche con un intimo coprente, perché non fa per me. Non è nel mio, diciamo, nel mio stile. E quindi, perché proprio non mi sento io assolutamente a mio agio. È caduto un brillocco nel pavimento, l'ho sentito. Non No, vuoi. era nel cassetto. Ah, dentro al cassetto. Ah, sì, guarda, si sono staccati dei brillocchi dalla canotta e sono rimasti qua nel cassetto. Li andremo ad attaccare. Tra l'altro, io quelli ne ho anche perché quelli termoadesivi. Termici, sono brillocchi termici, praticamente vanno attaccati con uno strumentino che è tipo una sorta di pistoletta e questi li lascio qua per non perderli, brillocchetti. Praticamente questa pistoletta cosa fa? Col calore scioglie la colla che c'è dietro al brillocco e lo termoattacca alla maglietta. E a me piace, sono andata in fissa tantissimo per questa cosa e avevo cercato a tutti i costi delle scatoline di brillocchi termoadesivi, brillantini, amiche, io li chiamo brillocchi, termoadesivi e una pistola di queste che riscalda. Ovviamente è super pericolosa, bisogna stare tanto attenti, però avevo disegnato delle coccinelle, mi ricordo, su una maglietta. E poi avevo attaccato questi brillocchi, no? Col caldo, te la ricordi? La maglietta rossa con le coccinelle. Ovviamente. Sì. Avevo disegnato queste coccinelle, troppo bellini, avevo attaccato questi brillocchetti. E dopo l'ha usata tantissimo la regista ed era veramente molto molto carina. Ecco, qua la roba è già più piegata, quindi l'andremo comunque a capire se ha bisogno di una rinfrescata, ma mica il disagio, mi sono comprata un coprispalle pochi giorni fa e cosa è successo? Togliendo l'etichetta ho fatto un buco alla maglietta, quindi adesso sono col coprispalle e col buco che lo devo aggiustare, non c'ho voglia, non c'ho tempo, però lo troverò il tempo perché il coprispalle è super carino, ce l'ho qua da qualche parte. Di qua l'ho messo qua. È super super carino, è nero, l'ho preso tipo in un negozietto low cost, l'ho pagato tipo 6 euro, mi pare. Copri spalle, aiuto, aiuto, amica, mi stavo, mi si è letteralmente incespiccata la lingua. E sì, è molto carino perché qua ha tutto un peletto sintetico per 6 euro, super bello. E niente, gli ho fatto un buco. Ah, ecco, ce l'ho qua, adesso lo faccio pure vedere. Se siete curiose, allora, questo qua molto carino, vedete, c'ha tipo questa ecco pelliccia, era con lo sconto, l'ho pagata 6 euro, questo coprispalle, molto carino, e io, ahimè, ho fatto un buco. Qua, ho ritagliato un'etichetta, mi ricordo, dov'è? Ma non lo vedo, però c'è un buco che mi è proprio dispiaciuto e ho detto, guarda te, preso nuovo qua di lato, perché mi grattava l'etichetta quando l'ho messo il primo utilizzo, ma non lo vedo, strano. Ah, forse questo, perché ne ho presi due, amiche, ovviamente per 6 euro ho detto, questo è bellino anche con gli abitini, perché copre, no? Giusto quassù, e se ho un abitino che ne so, smanicato per esempio, ci metto sempre un coprispalle, se è carino, ben venga. E ne ho presi appunto due, ce l'ho qua di lato. Sì, deve essere questo perché ho tolto. Opla, è volato via il coso per spolverare. Ecco, infatti, avevo cercato di staccare l'etichetta. Questo qua dovrebbe essere bucato se non sbaglio. O si è autoaggiustato da solo, non penso, no? Di solito non succedono queste cose. Oh, io che non lo vedo il buco dov'è adesso. Strano, boh, comunque era qua. Perfetto, perché sicuramente poi quando andrò in giro, no? Salterà fuori il buco e non sarò contenta. Boh. Non trovo più il buco. Bah, meglio. Dopo lo faccio controllare
a qualcuno che ci vede meglio, perché probabilmente c'è e sta anche... Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Non so, non si vedrà mai perché ha un mucchetto piccolo, è qua così. Però, forse adesso così si vede. Se non viene, se non si aggiusta subito, diventa tipo, non lo so, il triangolo delle Bermuda. Dopo inghiottisce tutti, diventa un buco gigantesco, no? Sì, bisogna aggiustarli subito. Guarda, questo qua mi sa che me lo lascio appoggiato qui, così dopo lo cucisco, perché se no mi dimentico. Amiche, io lo so che sbaglio sempre questa parola, perché non mi ricordo mai se si dice lo cucio o lo cucisco. Non ce ne possiamo uscire fuori da questa cosa, perché l'ho sbagliato tipo un milione di volte, voi me l'avete detto e io non me lo ricordo. Allora, qua c'è una coppelliccia. Poi ci sono tutte queste canotte qua, opla. Sono molto carine, a me piacciono un sacco quando trovo anche le coppellicce, quelle sintetiche, diciamo, a volte anche così si trovano in alcuni negozi carini, dei pompon sintetici a 2-3 euro, oppure dei bordini da attaccare alle maglie, oppure anche ai cappottini. Sono molto carini, quando li trovo molto raramente, ma quando li trovo mi piace un sacco prenderli. A volte ci impreziosisco magari un maglioncino, oppure una cuffietta, la cuffia, il berretto di lana, amiche. Ecco qua, abbiamo, diciamo, abbastanza risolto la situazione, la situa, abbiamo svoltato la situa, tirando fuori tutto al super mega volo, così. Uia! Di tutto c'era, canottiere, coprispalle, leggings, e di qua anche abbiamo 2-3 robe e anche delle cinture molto carine. Allora, purtroppo anche una camicetta che avevo valutato fosse carina, però non è che mi sta più di tanto bene, sinceramente. Quindi quella, mi sa che ancora l'etichetta andrò a regalarla. E qua ci sono un sacco di cinture. Amiche mie, le cinture addirittura di quando andavo a scuola. Guardate che carina questa. C'è tutti ovviamente i brillocchi. Io già all'epoca ero fissata per i brillocchi. Guardate che carine. Ci sono le cinture. Me l'aveva presa mia mamma in un negozio di calzature. Me l'aveva pagata, mi ricorderò sempre, 11.000 lire. Questa mi sembra, mi sentivo una dea, infatti la utilizzo quando voglio sentirmi una dea. È super super carina e ne ho una di Sisley, poi le altre invece erano tutte tipo in omaggio con vestitini, però non sono tanto tanto carine, sono un po' così, quelle che mettono a volte nei vestitini anche al mercatino, ti mettono queste cinture di plastica, letteralmente, a volte sono carine, a volte un po' di meno. Qua per le cinture necessito di una busta che prendo qua di lato, amiche, scusate, dovrei averne una qua di lato, forse ci arrivo pure a prenderla, incredibile, perché con tutto questo popò di trasloco metto le cinture qua dentro, ce la posso fare. Ecco qua la vostra stregata preferita è tornata con una busta di puffa. E le mettiamo qua perché ho il terrore che si rovinino, soprattutto quelle belle, diciamo. Perché ce ne sono alcune che mi fanno letteralmente impazzire. A me, quando una cosa mi fa impazzire, quando la compro, continua a farmi impazzire anche nel corso degli anni, solitamente. E quando poi si rovina, mi dispiaccio tantissimo. A volte succede nel corso del tempo che si rovinino le cose, soprattutto con un utilizzo assiduo, diciamo, no? Se si utilizzano tantissime, queste sono tutte cinture carine, ma ahimè sono poco pratiche perché sono dure, ti scartavetrano anche l'anima. Questa la faccio piena piena di cinture, mi sa. Ce ne stanno ancora? Sì, sì. Queste invece mi piacciono un sacco, sono sempre plastichine ma sono morbide e le utilizzo sopra le maglie così per segnare un po' il punto vita che non ho, ma non mi interessa, mi piacciono sinceramente. Queste qua le ho cercate in tutti i colori, ce l'ho rossa, beige, nera, allora togliamo, ah che carina questa marrone, morbidissima. Allora faccio uno pieno lì di pila, se no devi fare 15.000 viaggi. Allora, queste qua invece le appoggio bene dritte, una sopra l'altra, perché ho paura che si stropiccino.
Sono bellissime queste, mi piacciono proprio tanto e sono contenta di averle tirate fuori perché erano sepolte lì. Sicuramente adesso che le ho viste bene, quelle sotto riprenderò a utilizzarle perché sono proprio, diciamo, nel mio stile, se si può dire così. Boh, non lo so se si può dire così, nel mio stile. Però avevo messo il carrellino con il make-up, che era anche un po' scomodo, là davanti e quindi mi era diventato difficile aprire. Quindi adesso sicuramente non rimetterò il carrellino lì perché è molto scomodo. Oh, che bella! Questa non me la ricordavo neppure. È super carina, guardate. Questa d'estate ha le righe. A me piacciono un sacco le righe. Speriamo che chiuda. Come si fa qua? Ah, così. Ed è azzurra ed è super carina, bellissima. È navy, diciamo, è bianca e un blu bellissimo, molto carino. Questo era sicuramente con un vestito. Mi piace tantissimo. Non me lo ricordo però quello con cos'era, però sicuro con un vestitino. Questa anche ce l'ho anche verde e ce l'abbiamo tirata fuori prima. Beigeolina, sembra una cintura morbida, sembra un po' dura di cartone, invece in realtà è abbastanza morbida. Qua ci sono un po' di maglie carine. Questo anche me lo ricordo. Questo è un po' strano, sembra tipo un pitone. Ed era in. Scusate, c'ho l'affanno, amica, che c'è una certa. Guardate che carino! Non so dove devo andare con questo, ma mi sento tipo quelli che fanno le lotte. Ah, le trecce! Non vi ho neanche detto, amica, da un argomento all'altro. Ho provato a fare le trecce da boxer, mi sembra che si chiami così, e non mi sono uscite bene perché. Allora, ho capito che si fanno da qua. E poi prendi ciocca ciocca e cammini indietro, devono uscire le trecce, invece che laterale come le ho fatte l'altra volta, devono uscire indietro. Questa è letteralmente la prima volta che le faccio e sono uscita una schifezza, perché di qua è tutto che calava, le ciocche, quindi ho dovuto mettere delle forcine per capelli per tirare e tenere su. E niente, il disagio. Ovviamente non ho ripreso il video perché era la prima volta che le facevo, invece le altre, quelle che vanno laterali, le faccio da 10 anni, 15 addirittura. Sì, perché la regista ha 14 anni e io le faccio da quando lei aveva un anno, 13 anni che le provo a fare, quindi a furia di dai ho abbastanza imparato. Invece queste fatte così, che non vedo perché devo andare indietro, mi fanno anche male le braccia a far così. Non sono uscite un amore, anzi fanno proprio schifetto, schifetto, schifetto. E questa è così, è molto comoda perché è morbida, anche questa era con un vestitino al mercato in omaggio. Molto carina, qua tutto cinture, cinturine che nel corso degli anni ho collezionato, se si può dire così, ma mi piacciono sempre. Questa anche è super carina, guardate, con tutto questo decoro tipo pizzo. E la metti così, poi fai il fiocchetto ed è molto molto carina. Devo utilizzare più cinture perché valorizzano il punto vita, a volte lo riescono a valorizzare anche se, come nel mio caso, diciamo, sono amiche un tronco perché sono tutto dritta, qua non ne ho punto vita. Però l'importante è la salute, pensiamo così, dai, che non ce ne frega nulla di. Sì, a me piace mangiare, lo sapete. Ieri ho fatto amiche le fave. Ieri sera, buonissime. Voi le fate le fave? Ditemelo nei commenti, le cucinate le favette? Io ho la fissa delle favette, non le ho trovate per anni qua in Veneto. Finalmente ho trovato le fave ed ero troppo contenta quando le ho trovate. Innanzitutto sbucciarle le fave dal, diciamo, no, non so, non mi ricordo come si chiama, comunque dal coso che c'hanno fuori, mi rilassa tantissimo, mi piace un botto. Sbucciare le favette mi rilassa e poi le divido perché ho comprato queste confezioni di favette grande, cioè tante. Non mi ricordo se erano da mezzo chilo e io ne ho comprato tipo 6 confezioni da mezzo chilo, quindi 3 kg. Le ho sbucciate tutte e le ho divise, tipo le piccole, le medie, le grandi e le grandissime. Le piccole e le medie le faccio in due tempi.
soffritte con un po' di, non è un canale di cucina, insomma, le fave ve lo devo dire, con un po' di olio, di cipolla, di sale, le faccio andare piano piano, se si asciuga metto un po' di acqua e le lascio cucinare così. Prima cucino quelle medie, poi quando sono abbastanza quasi un po' cotte aggiungo le piccole che sono di solito piccolissime e cucinano in pochissimo tempo e quelle le faccio così. Si può aggiungere l'uovo. E quindi saltarle con l'uovo, finirle di cucinare con l'uovo dentro, oppure, come ho fatto ieri, ho fatto l'uovo da parte saltato con un po' di cipolla. E quindi avevo in un piatto le favette e in un piatto l'uovo saltato con le cipolle, buonissimo. Poi le grandi e le grandissime invece le faccio bollite. Sarebbe ancora meglio, secondo me, bollirle con un paio di foglie di bietole perché sono buonissime, mi piace il gusto che gli dà. E devo dire che erano comunque, io non avevo le bietole, le ho bollite da sole, ma erano buonissime, sono piaciute a tutti. Occhio che se uno è fabico gli fanno malissimo, le favette si può sentire male, quindi non tutti le possono mangiare. Qua a casa, ovviamente, abbiamo fatto prima un po' di prove con l'odore, a vedere se qualcuno si sentiva un po' male, non ha dato fastidio a nessuno, quindi ne ho fatto assaggiare tipo un pezzettino. Non è che piacciono tantissimo a tutti, tipo all'opinionista piacciono tanto bollite e non gli hanno fatto male, invece quelle col soffritto non gli sono piaciute tantissimo, però le ho mangiate lo stesso un paio. E quindi così agli altri invece piacciono abbastanza, a noi probabilmente, dico, mi sento di dire, non siamo fabici perché nessuno non si è mai sentito male. Le favette poi ho visto in un giornale che c'era scritto in copertina, ma lo sapevo già che fanno benissimo, hanno poche calorie. E quindi sapete che mi piace un sacco a me fare le verdure, i carciofi, i peperoni, le favette, i pisellini, mi piace un sacco sbucciarle, cucinarli, i fagioli, quindi un sacco, un sacco, un sacco mi piace. Anche il pesce, però di più le verdure, amo tantissimo. Invece i dolci non mi piace farli, mi piace mangiarli, però non li so fare e non mi piace neanche farli. Invece le verdure impazzisco letteralmente per sbucciare funghi e tutte quelle, i fagioli, i pisellini e anche appunto le favette, mi piace tantissimo sbucciarle. Buonissime, quelle bollite poi si sbucciano due volte perché poi devi proprio anche sbucciare ogni favetta. Però di solito le sbuccia chi se le mangia, ecco, si mettono nel piatto così o almeno noi facciamo così. Amiche, quindi ho svuotato benissimo questa cassettiera, è tutto vuoto, abbiamo lo spazio sia di qua che di qua. Adesso recupero un attimino anche qua di lato, c'è quasi il rimbombo perché è tutto vuoto, di qua di lato, no scherzo. E adesso cosa faccio? Prima di tutto un attimo un break, mangio un biscottino perché sto già svenendo. E porto il make-up qua sopra, magari, così lo mettiamo assieme come si riesce un po' alla volta in questi spazi, sia nelle cassettiere che qua lateralmente e anche qua sopra. Andremo a mettere, quindi, questo video, diciamo, come spostamento di vestiti si conclude qua, perché vado a fare un break. Nell'episodio, diciamo, successivo, finalmente inizieremo a mettere il make-up nella cassettiera e anche lateralmente. Quindi metteremo sia, abbiamo finito perché ho spostato, quindi io direi che questo perché sennò viene lungo. Purtroppo l'altro amico non l'ho troncato, avevo paura non me lo caricasse YouTube, ma sono uscite 1 ora e 20 praticamente di video, lunghissimo, lunghissimo. Quindi adesso io vi saluto, anche l'aiuto regista probabilmente vi saluta, Sì. sì, perché è ancora qua di lato. Quindi vi mandiamo un bacio grande grande. Andiamo a mangiare tutti e due un biscottino, a rilassarci 2 minuti perché io in piedi amiche ho la resistenza che è zero. Quindi respiro un attimo, mi rilasso 2 minuti, bevo una tisana, mangio un biscotto e poi mi sa che facciamo la seconda parte in cui appena mi ripiglio un attimo, la terza parte, poi ci sarà la quarta, la quinta perché qua è lungo, dove dobbiamo mettere anche tutti gli smalti nei trespoli che ho preso, tipo, come si può dire, tipo le seggioline dello stadio, amiche, no? Sono le seggioline dello stadio, perché sono tutte a scaletta e dobbiamo mettere. Ve lo dico, 500 smalti. Quindi vediamo se ci staranno. Probabilmente sfratteremo qualche tun per mettere gli smalti, ma non ce ne frega nulla perché ho capito che in questo momento gli smalti comunque mi danno un sacco di felicità, come è sempre stato nel tempo, cambiare colore. Ma fino ad ora non li vedevo perché sono chiusi nelle scatole. Amiche, io mi sono scocciata di averli chiusi nelle scatole perché non li vedo, quindi li metto nelle seggioline dello stadio. Faccio così. E mi sembra tanta roba, sono super contenta, no? Li metto là. Dicono che gli faccia male la luce, ma me ne frega fin là.
ho deciso di godermeli, anche perché comunque sono tutti smalti comprati in super mega offerta, alcuni addirittura li avevo presi di pupa a 1 euro l'uno, avevo comprato tutto l'espositore, perché tipo 100 smalti 100 euro e sono super contenta, ne sono felice di quei 100 smalti in offerta e li uso, me li godo, me li vedo, me li provo e li uso perché prima di iniziare a fare un video tutti i giorni, anzi due video tutti i giorni, tutti i giorni io mi cambiavo lo smalto alle unghie, adesso ho un po' meno tempo quindi lo cambio ogni 2-3 giorni, a volte l'avete visto anche un po' sbeccottato perché ho dato diciamo più la priorità e il mio tempo all'editing e alla registrazione dei video. E ho trascurato un po' di più la mia passione per lo smalto, perché impiegavo prima, adesso non lo impiegherò più, del tempo a cercare il colore dello smalto, ma adesso mi sono fatta furba, invece di aprire le scatole e perdere 5 minuti, quei 5 minuti li dedicherò alla smaltata, perché gli smalti li troverò facilmente avendoli nei trespoli nelle mie spalle. Amiche, io vi mando un bacio grandissimo, spero che sia stato comunque, anche se non vi ho fatto vedere vestito per vestito, se no ci stavamo fino veramente al 2030, sia stato comunque un po' di compagnia, sia il video lunghissimo dove ho tirato fuori tutti i capi di abbigliamento qua lateralmente, sia questo video dove ho tirato fuori dalla cassettiera tutte le mie canotte, magliette e cinture, che praticamente hanno quasi la mia età alcune, però ci tenevo a farlo con voi perché avevamo detto che facevamo questa operazione tutta assieme, quindi nel bene e nel male, questo è il male diciamo svuotare, e adesso verrà il bene che sarà riempire, sistemare e tutto troverà un bellissimo posto ordinato e che mi darà un sacco di soddisfazione, quindi ora vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo come sempre nel prossimo video, ciao amiche, intanto andate anche voi a bere una tisana, fate un po' di pausa, ci vediamo dopo, ciao amiche, buona serata.